Gennaio 2004. I carabinieri trovano il cadavere della giovane Mariangela Pezzotta. Ho detto, abbiamo ucciso Mariangela. Elisabetta Ballarin viene condannata insieme ad altre persone. Viene alla luce un'organizzazione che compiva crimini efferati tra droga, riti di iniziazione e messe nere. Sono le bestie di Satana. 22 gli anni di carcere inflitti ad Elisabetta. Giorno dopo giorno, tra quelle mura, matura in lei il pentimento. Come racconta in una lunga intervista rilasciata alla televisione svizzera, così come ai nostri microfoni. Non ho mai visto delle foto di Mariangela come l'hanno ritrovata. Era il quinto anniversario della morte di Mariangela e si stava svolgendo nella sezione femminile del carcere la messa e ho sentito forte la spinta a fare la comunione. Nel mio percorso ci sono state delle persone molto importanti e fondamentali. E queste sono state la mia mamma e Silvio Pezzotta. Silvio, sembra incredibile, è proprio il padre di Mariangela Pezzotta, la vittima. È stato un incontro molto umano. Molto umano. Io mi informo della sua vita, tutte quelle cose che mi sono immaginato per una figlia che ho perso e sono convinto che mi ripagherà. Mi ha detto, tu devi andare avanti e voglio vederti sempre sorridente. E ora Elisabetta ha un altro motivo in più per sorridere. Dallo scorso anno godeva della semilibertà, doveva tornare in carcere soltanto di sera. Da oggi invece non ha neppure questo obbligo, grazie all'affidamento in prova. È meglio evitare tutte le sostanze, è meglio stare lontani e vivere appieno la propria esistenza.